Stringe tra le mani semi da piantare per un nuovo futuro. Anna Pontari, la titolare della pizzeria per celiaci Zero Gluten Life, distrutta una settimana fa da un incendio doloso. È stata l'associazione Libera a donarglieli, così come a organizzare il sit-in che a Reggio Calabria sul corso Garibaldi ha visto radunare tantissimi reggini in segno di solidarietà alla famiglia colpita dall'atto intimidatorio, ma anche e soprattutto per dire basta al racket. L'imprenditrice trattiene a stento le lacrime, ma l'emozione non la tradisce. Vuole restare a Reggio e continuare a lavorare. È la nostra città, qui rimaniamo. La nostra frase che è venuta fuori di getto è stata che nessuna fiamma può bruciare un sogno, perché questo era stato il nostro sogno. Io sono celiaca, questo è il risultato. Profumo di mare, profumo di sole, per il momento sentiamo solo odore di fumo. Purtroppo questo è stato, però ce la facciamo, dai. Io sono fiduciosa. Congiuntamente è partita una raccolta fondi per permettere a questa famiglia di riavviare l'attività, perché la pizzeria era gestione familiare. Presenta al sit-in anche il figlio di Anna, Giorgio Lanza. La speranza non muore mai, come ce l'ho anche tatuato, i sogni non finiscono. Più che nella raccolta fondi confido nella città, non nella raccolta fondi. Poi appunto se le previsioni sono quelle, la raccolta fondi andrà bene. In riva allo stretto è giunto il neo presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra per manifestare solidarietà e ribadire l'impegno istituzionale di vicinanza ai tanti imprenditori vittime dell'andrangheta. Era doveroso che le istituzioni attraverso la commissione testimoniassero la vicinanza a queste persone che non possono e non debbono essere abbandonate. Adesso siamo qua a cercare non soltanto di offrire testimonianza, ma anche di riparare a ciò che magari poteva e doveva essere fatto meglio prima. Angela Panzera per la CNews 24. Tetti divelti, torrenti esondati, smottamenti, strade allagate, alberi sradicati, intere frazioni isolate e viabilità in tilt. Dopo la tempesta, nel Crotonese, è il momento della conta dei danni. Tanti, quelli procurati dalla straordinaria ondata di maltempo che ha colpito la provincia pitagorica nelle ultime ore. Oggi è il giorno dei sopralluoghi, degli uffici tecnici e ovviamente poi ci sarà la conta. Ieri siamo intervenuti sulle varie emergenze, per fortuna ancora una volta siamo riusciti in qualche modo a tamponare ad allagamenti, esondazioni di torrenti, di canali che ovviamente erano già sotto osservazione, ma con mio grosso rammarico, devo dire, denunciare questa volta ad alta voce che abbiamo bisogno della partecipazione dei cittadini. In un canale occluso abbiamo trovato divani, poltrone, materassi, di tutto, di più. Quindi non possiamo fare la guerra tra di noi in questo senso, perché arriveremmo veramente a ci facciamo del male da soli. Elemento che va ad aggravare una situazione già al collasso, in un territorio idrologicamente vulnerabile, in cui servono interventi e somme straordinarie per poter agire preventivamente, limitando i danni. Abbiamo a che fare con dei mostri che non riusciamo a governare. Stamattina come presidente della provincia però richiesta al governo e al governo regionale, al governo nazionale, di interventi economici consistenti, perché siamo in una condizione estrema. Alessio Bonpasso per la CNews 24. Questi soloni parlassero meno dello sviluppo della Calabria, dell'imprenditoria, soprattutto giovanile, perché nessun giovane in questa situazione può mai pensare di investire in questo territorio. Sono passati 50 giorni dagli eventi alluvionali che hanno messo in ginocchio le aziende olivicole dell'Aspromonte e i comuni della cintura montana. La strada provinciale che collega i vari centri è un susseguirsi di cumuli di fango e detriti, di reti e arancioni che segnalano parti di carreggiata franati o in procinto di franare. Le ispezioni di tecnici e politici al momento non hanno prodotto nessun miglioramento sostanziale. Ci spingono alla modernizzazione delle aziende, alla meccanizzazione, a fare un prodotto di qualità, e poi ci privano delle infrastrutture primarie. Il problema è che
questa è la sede stradale dove tutti i giorni passano centinaia di persone, compreso due scuolabus Scida e Cosoleto, e purtroppo passano su questa fanghiglia con il rischio giornalmente che possa avvenire un incidente. Le condizioni in cui versano le vie di comunicazione allora stridono con i proclami di chi si riempie la bocca con parole come sviluppo e investimenti e abbandona pezzi di territorio ed economia al proprio destino. Più volte sollecitata la città metropolitana e quant'altro per fare una pulizia, però si limita soltanto ad accantonare, come lei vede, sulla sede stradale questo terriccio, questi detriti, e rimangono qua da 50 giorni che questa è la situazione, rischiando la vita tutti i giorni. Francesco Altomonte per la CNews 24. I cartelli stradali crivellati di proiettili segnano la Via Crucis di Francesco Vangeli. Su queste strade, alle periferie di Mileto, nella notte tra il 9 e il 18 ottobre scorsi, è maturato un nuovo atroce caso di lupara bianca. Vittima stavolta un ragazzo perbene, innamorato di una ragazza contesa da un giovane pluripregiudicato legato al crimine organizzato della frazione San Giovanni. Una ragazza che stava per donargli un figlio. I carabinieri di Vibo Valentia non lasciano nulla di intentato, pur di restituire alla famiglia un corpo sul quale piangere. Lo cercano in elicottero, pattugliando strade e campagne, ma le indagini adesso hanno imboccato una pista precisa. Siamo su uno dei ponti che sovrastano il fiume Mare Potamo, in un'area compresa tra i centri di Dinami e Serrata, quindi tra il Vibonese e il Reggino. È qui che questa mattina i carabinieri hanno ripreso le ricerche del corpo di Francesco Vangeli. Ci sono i militari dello squadrone lì portato cacciatori impegnati, ci sono i carabinieri dei reparti territoriali e ci sono soprattutto i subacquei dell'arma che procedono a fatica lungo il corso del principale affluente del Mesima. Se qui è stato fatto sparire il giovane di Scaliti di Finandari, ciò che resta di lui a causa delle ondate di maltempo e delle piene potrebbe essere stato trascinato via chilometri e chilometri più a sud. Le ricerche si sono intensificate nella giornata di ieri e sono ripartite da un'area a ridosso della Pinetina nella quale è stata rinvenuta l'auto bruciata del giovane scomparso. Il sospetto è che il ragazzo sia stato rapito, ucciso e il suo corpo lasciato nelle acque impetuose di questo corso fluviale che sfocia nel Reggino. Le ricerche proseguiranno ad oltranza, fino al Mesima e poi fino alla sua foce. Proseguiranno via fiume, via terra e via aria. Nulla i magistrati e i carabinieri lasceranno di intentato pur di restituire alla famiglia le spoglie di Francesco, pur di assicurare la giustizia a coloro i quali hanno assassinato questo giovane di appena 26 anni, che oggi non ha neppure una lapide sulla quale si possa lasciare un fiore. Pietro Comito per la CNews 24. Paline senza orari e pensiline rotte, una delle principali fermate per il trasporto pubblico di Vibo Valentia si presenta come l'ultima. Ecco lo stato in cui versa la pensilina, biblioteca comunale di Vibo Valentia, è qui che molte persone attendono l'autobus. Il nostro viaggio nella città capoluogo di una provincia ultima per qualità della vita inizia proprio da qui. La missione è ardua, senza orari affissi, difficile indovinare se e quando passa il bus. Scusi, sa se passa l'autobus, cittadino? No, raramente lo vedo passare. Poi, ma comunque può darsi che si fermi pure qua sotto, dove c'è il fruttivendolo, perché l'hanno spostato qua sotto, mi sembra. E allora proviamo a domandare al fruttivendolo. Sa se passa l'autobus, cittadino, qua? Di mattina, sì. La mattina? Quindi non sa l'orario, lei che sta sempre qui? Non hanno non so l'orario preciso che ci abbiano. Lo vedo passare, capito? Ah, ho capito. Va bene, quindi secondo lei se io aspetto qui, quanto dovrò aspettare? Non rinunciamo e ci rivolgiamo al vicino terminal bus. La biglietteria può fornirci il biglietto, ma, paradosso tra i paradossi, non negli orari. E invece per sapere gli orari, a che ora passa, per avere l'itinerario? Perché non ci do nemmeno io qua, dovreste andare giù all'altra stazione.
Veniamo rimandati alla sede della Polizia Municipale, è lì che viene organizzato il servizio, ma neppure il responsabile ha una copia degli orari e allora non resta che metterci sulle tracce del mezzo arancione. Dopo aver percorso qualche chilometro, lo intercettiamo lungo Via De Gasperi, è vuoto. Torniamo il giorno successivo. Questa volta però ci accompagna l'assessore alla viabilità Lorenzo Lombardo che, almeno lui, è riuscito a recuperare l'orario. Non ci sono orari, non si sa a che ora passa, se passa, quindi magari questo non è sicuramente un incentivo per prendere l'autobus. Consapevoli di questo, già dal 2017, su indicazione del mio assessorato, è stato dato indirizzo alla dirigente di poter fare una manifestazione di interesse per vedere se sul territorio c'erano delle aziende disponibili e disposte a realizzare questo arredo urbano, quindi composto da paline dove poter mettere gli orari e pensiline, perché il comune non era nelle condizioni di poter farlo con le proprie risorse finanziarie. E come è andata a finire questa manifestazione di interesse? Ancora di fatto non se ne conosce l'esito, gli uffici stanno lavorando per capire come procedere eventualmente all'affidamento, però sono ancora in itinere questa manifestazione. Ora noi stiamo aspettando l'autobus. Stiamo aspettando l'autobus, dovrebbe arrivare per le 11. L'autobus è arrivato. A conferma di ciò che si dice, quest'autobus è vuoto. Il servizio c'è, ma non viene utilizzato, quindi credo che sarebbe nostro compito capire il motivo per cui il cittadino oggi preferisce utilizzare altri mezzi di trasporto. Il viaggio finisce, metafora di come disincentivare un servizio che, quanto a qualità della vita, per mobilità e salubrità dell'ambiente, altrove fa la differenza. Anche questa è Vibo Valentia, capoluogo dell'ultima provincia di Italia. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. La telecamera di videosorveglianza è ben visibile, così come la parabola di collegamento radio delle immagini al centro di controllo del nucleo decoro urbano della Polizia Municipale. Anche i cartelli sono alla luce del sole, eppure questo non scoraggia gli abbandoni indiscriminati di rifiuti a bordo strada. Qui siamo in via Cilea, nella zona di Contrada Serra Spiga, periferia ovest di Cosenza. Questa volta però ad essere immortalato dalle fototrappole non è uno dei tanti cittadini allergici alla differenziata. Il furgone appartiene ad una ditta e gli pneumatici non sono certo il frutto di un cambio gomme fai da te eseguito magari per risparmiare qualche decina di euro. I copertoni, ancora qui in attesa che l'amministrazione espleti le procedure di avvio allo smaltimento, sono di marche variegate e misure diverse. Il sospetto dunque è che dietro questo episodio possa celarsi una filiera parallela a quella correttamente gestita dai rivenditori. Se gli pneumatici vengono importati illegalmente, venduti senza rilascio di documenti fiscali, smaltirli attraverso i canali autorizzati diventa impossibile. L'alternativa allora è mollarli al primo angolo di strada disponibile. Il fenomeno a Cosenza è cresciuto nelle ultime settimane. Per risalire ai responsabili, gli agenti del nucleo decoro urbano, dopo aver individuato alcuni depositi di gomme destinate alla distruzione, le hanno contrassegnate durante la notte, con alcune macchie di vernice spray, annotando per ogni colore utilizzato la provenienza. Il sistema, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe funzionato a dovere, consentendo anche di redigere e consegnare una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica. Salvatore Bruno per la CNews 24. Confcommercio consiglia di denunciare intimidazioni e tentativi di estorsione, perché solo con la reazione civile abbiamo possibilità di immaginare un domani e un futuro migliore anche per i nostri figli. Un monito, quello di Confcommercio, lanciato in occasione della sesta edizione della giornata Legalità Mi Piace, tenutasi a Lamezia Terme nell'Istituto Professionale Einaudi. Un momento di riflessione organizzato dall'Associazione dei Commercianti sui fenomeni criminali che riducono la competitività del sistema produttivo e ne alterano le regole, allestito basandosi sui dati di un'indagine svolta in collaborazione con GFK Italia. In Calabria l'esperienza diretta o indiretta nei confronti del sistema criminale è superiore del 10% a quella nazionale. Ma non solo, a denunciare sarebbero solo 3 commercianti ogni 10, solo 5 su 100 quelli che si rivolgerebbero ad associazioni anti-racket. Ad arricchire il dibattito diverse presenze istituzionali, tra queste anche il procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Curcio. Prima ancora che di parlare di contrasto alla mafia, io parlerei più che altro
della necessità di contrastare una certa cultura mafiosa e un certo modo di pensare che indubbiamente rappresenta quel substrato ideale perché determinate fenomenologie criminali, qual è la mafia, attecchiscono in un certo territorio. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Io credo che oggi il problema principale è quello dell'età, si fanno figli in età sempre più avanzata. L'età più avanzata riduce ovviamente la fertilità delle coppie. L'età, insieme all'inquinamento ambientale, resta uno dei fattori responsabili dell'infertilità, soprattutto per la donna, che tende sempre più a concepire tra i 35 e i 45 anni di età. La responsabilità principale è sicuramente dei ginecologi, che non devono far illudere le donne che possono avere una gravidanza a qualunque età. Beh, 30 anni sarebbe l'età ideale per riprodursi, purtroppo da 35 in su la nostra capacità riproduttiva, quella femminile in particolare, comincia a ridursi drasticamente. Pensate che in teoria la fertilità finisce addirittura 10 anni prima della menopausa. Per questo è necessario tutelare la cultura riproduttiva della donna in maniera trasversale e sinergica. Alla cittadella regionale a Catanzaro si sono dati appuntamento esperti della procreazione medicalmente assistita per uno scambio formativo e multidisciplinare su come garantire alle donne affette da patologie benigne e maligne la salute riproduttiva. A poche settimane dall'inaugurazione all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro del primo servizio di procreazione medicalmente assistita di terzo livello in Calabria. Come è cambiato l'approccio a queste problematiche dopo l'apertura del centro? Adesso la popolazione ha un punto di riferimento dentro casa e c'è stato un interessamento veramente inaspettato. Pensate che abbiamo visite prenotate fino ad aprile, quindi cercheremo di rispondere all'utenza nel migliore dei modi. Di certo questa cosa, come vedete, sta attirando anche tanto interesse da parte degli operatori, perché qui oggi sono presenti operatori quanto mai vari, dalle ostetriche alle infermiere, ai biologi, a chi si occupa di nutrizione e poi ovviamente anche i medici, quindi questa cosa, oltre a dare un servizio alla popolazione, io sono sicura porterà anche una ventata di informazione e di formazione a tutti gli operatori sanitari. Rossella Galati per la CNews 24. Talvolta un albero umanizza un paesaggio meglio di quanto farebbe un uomo. Sarebbe sufficiente questo aforisma dello scrittore francese Cézanne Brown per racchiudere il senso della Giornata Nazionale degli Alberi. Una data, il 21 novembre, istituzionalizzata nel 2013, è divenuta oggi simbolo di speranza e crescita di intere comunità. A Tropea la giornata è stata scelta per celebrare la donazione alla città da parte del Rotary Club di 40 alberi che abbelliranno un parcheggio nella zona marina. 40 piante che sono praticamente questo numero è determinato dal fatto che i soci sono il numero di 28 e si uniscono quindi 12 soci del Rotaract. Con questo intervento noi abbiamo voluto simboleggiare la messa a dimora del seme della speranza, di una speranza per un futuro ecologico, un futuro quindi sociale migliore quindi dell'oggi, un futuro che sia migliore per tutti quanti. Questo parcheggio che era anonimo e scialbo, oggi grazie all'iniziativa del Rotary, che ringrazio tantissimo, ha acquistato una sua personalità. È una giornata positiva, si è restituita alla città un parcheggio, si è data dignità, e quindi è una cosa positiva, una cosa bella per la città. Piccoli arbusti destinati a diventare giganti e a fungere da esempio per intere generazioni. Il contributo lo dobbiamo dare tutti, dai più piccoli ai più grandi, sin da non buttare le carte a terra a raccogliere ciò che troviamo per terra. Una giornata significativa non solo per la Perla del Tirreno, ma per l'intera Calabria, regione green che celebra la natura anche nel proprio simbolo istituzionale. Alessandro Stella per la CNews 24. Una riunione strategica, quella della Giunta Nazionale del CONI, che il presidente Giovanni Malagò ha deciso di convocare in via straordinaria a Reggio Calabria. Una giornata storica per lo sport calabrese che ha registrato importanti novità in tema di impiantistica e finanziamenti. Ammontano infatti a 5 milioni di euro i fondi destinati alla riqualificazione della piscina comunale Regina. A darne l'annuncio in conferenza stampa è stato lo stesso Malagò insieme al sindaco Falcomatà. Per cui è stata una scelta dovuta e voluta. Adesso finalmente si è sbloccato un iter burocratico molto complesso. Entro Natale c'è l'impegno degli enti locali, perché noi abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto i tecnici, i soldi sono stanziati, sono pronti. Entro Natale ci sarà la preconferenza di servizio e soprattutto ci sarà il progetto definitivo esecutivo.
L'altra buona notizia riguarda poi l'assegnazione alla città di Crotone del torneo CONI Kinder Sport. La città pitagorica, superando la concorrenza di altre agguerrite città italiane, organizzerà l'evento sportivo giovanile più importante per presenza di atleti e discipline sportive che si sia mai svolto in Calabria. Angela Panzera per la CNews 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. LACNews 24, edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30. LACNews 24, la Calabria che fa notizie.